Parliamo ora di pallavolo, uno dei volti nuovi della SIL Susa Vim Perugia. Stiamo parlando di Alessandro Toscani, che quest'anno ricoprerà il ruolo di secondo libero dietro a Massimo Colaci. Ascoltiamo le sue impressioni sull'ambiente perugino e su come è stato il suo impatto con la città. Con la nuova città, innanzitutto mi trovo benissimo. Perugia è stupenda, e la sto conoscendo, la finirò di conoscere durante l'anno. Con i componenti dello staff mi trovo benissimo, fin da subito mi sono trovato bene, sia con gli allenatori che preparatore, quindi sono veramente contento. Classe 1998, abruzzese, professione libero. Si chiama Alessandro Toscani e quest'anno, dopo tante stagioni trascorse in A2 con Bergamo, Castellana Grotte, Potenza Picena, ma soprattutto con la squadra della sua città, ovvero Ortona, per lui ci sarà il debutto nella massima serie con la maglia della SIL Susa Vim Perugia. La preparazione sta andando molto bene, col preparatore io personalmente mi trovo benissimo, ma vedo che anche gli altri componenti della squadra lo seguono. È passata la quarta settimana, che è solitamente verso la terza, e la quarta settimana è la più complicata perché comunque è un carico di lavoro più, diciamo, più grande, più pesante di gambe, eccetera, e quindi diciamo, sta andando molto bene. Per Alessandro c'è anche l'opportunità di lavorare al fianco di un fuoriclasse assoluto nel ruolo di libero come Massimo Colaci. Beh, innanzitutto con Max mi relaziono molto e devo dire che mi trovo molto bene, ma con tutti i resti dei componenti della squadra. E ammiro molto di lui che in allenamento, in qualsiasi dall'inizio fino alla fine, è molto concentrato e per me è un onore giocare qui con loro e non vedo l'ora che inizi il campionato, così anche per conoscere i tifosi che ho conosciuto durante le due partite con la nazionale dell'Italia che hanno giocato qui a Perugia e mi sono sembrati molto calorosi, quindi non vedo l'ora di iniziare.